Buongiorno e ben ritrovati al nostro appuntamento con il notiziario di Canale 81. Vediamo le notizie del giorno. Il 16 agosto alcuni abitanti della zona, esasperati, hanno chiesto un intervento urgente della Polizia Municipale, arrivata insieme alla Guardia Costiera e ad Acea per la qualità delle acque inaccettabile a Santa Severa. In acqua liquami, feci schiuma provenienti dagli scarichi anche abusivi delle case. Vediamo ancora la cronaca, omissioni, quelle contestate dai PM che rischiano di far finire a processo Angelo Sticchi Damiani. Secondo la Procura di Roma, le omissioni del presidente dell'ACI non sarebbero frutto di un'amnesia, ma di uno stratagemma ideato per aggirare il tetto annuale di 240.000 euro previsto per i manager pubblici, così da incassare altrettanti migliaia di euro. Giubileo, un finanziamento da 14 milioni di euro per una sala operativa che sorveglierà l'intera città e che sarà sotto gli occhi del comando della polizia locale e della protezione civile comunale. L'investimento comprende 1000 telecamere, una sala completa di video wall, sistema di sicurezza perimetrale, fisica e cibernetica. L'intenzione è quella di arrivare al Giubileo con un impianto in grado di vigilare sull'afflusso dei pellegrini e che possa garantire un livello continuo di sorveglianza, soprattutto nei luoghi più sensibili, anche grazie all'intelligenza artificiale. Veniamo alla Regione Lazio, ancora Marcello De Angelis nell'occhio del ciclone, un testo antisemita, antisionista e che offende le persone morte negli attentati del gruppo terrorista Settembre Nero. Quello di Marcello De Angelis, capo della comunicazione della Regione Lazio, è una canzone che trabocca odio ed esalta la violenza stragista. Troppo ci pesava portare sulla schiena il dominio di una razza di mercanti, riferendosi a quella ebraica, scriveva nel 95 l'allora frontman del gruppo 270 bis. E vediamo invece la politica, il passaggio non è ancora ufficiale ma è imminente. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Lazio, Marco Colarossi, che ha corso con lei in ticket alle ultime regionali a settembre, passeranno a Forza Italia. Il partito sta già preparando la conferenza stampa che si terrà a settembre, manca solo la data e nella lista dei partecipanti potrebbe comparire anche il ministro degli esteri e segretario forzista. E noi con questa notizia concludiamo la nostra rassegna stampa, come sempre grazie per averci seguito e noi vi rimandiamo ai prossimi appuntamenti, restate sul canale 81.